I maiali. Le capre, le vacche. Senti, io voglio fare una cosa, perché nei commenti c'era scritto una cosa che mi ha inquietato. Sì. Prendi una persona e buttala nei maiali. Ho visto anch'io quel commento. Tipo allora, quello, mi sembra un individuo sospetto. Bentornati su Guido sul server 2 con una delle serie che piacerà a tutto il mondo, ovvero Red Dead Redemption. Ho visto dei meme fantastici su Red Dead. Allora, ci hanno detto che dobbiamo prendere qualcuno e buttarlo in mezzo ai maiali. Stanno arrivando i... No, no, si spaventano, stanno uscendo fuori. Dovevi farla più stealth, però. Non ho capito, puoi iniziare. Guarda i cazzi di coi, i maiali che sono andati. Bella, però, sei stato bravo. Ma no, è tutta mira automatica. No, adesso sono scappati i maiali. Oh, che fai? Madonna, ma fa paura quell'arma. Ma che, ma quando l'hai sbloccata? È la mia arma preferita questa. Lo prendo, lo prendo. Stai a morire. Poi ci hanno detto che la taglia non può superare i $300, il che è veramente... Madonna mia, ma stai a fare una strage, stai a fare. Come vedi? Però io la taglia la sbloccherei, la metterei tipo $1,000,000. No, io mo c'ho $300, cioè ho il top del top della taglia. Il top di gamma, cioè. Sì, sì, ho il top. Allora, che dovrebbe succedere se butto qualcuno? Non lo so, penso che si rimangi. Sarà bello quando giocherò io, perché non sono bravo nemmeno la metà della metà della metà. Però tu rimani in vita molto... Sì, ah! Ecco. Dalla serie. Allora, dovremmo ammazzare qualcuno? Devi farla un po' più stealth di così. Col coltello. Tu sei andato proprio a cazzo duro, bam. Sì, perché non vedevo l'ora di sparare a qualcuno. Però hai visto la tecnica, cioè tu li rincorri con X. Quando gli sei dietro premi cerchio e poi vai, spari finché non gli... Figo. Con così ne fai tanti. Ne fai tanti. Ne fai tanti proprio. Ok, è notte. Col favore delle tenebre. Sì, infatti sì, infatti così è molto meglio. Tipo questo, col favore delle tenebre, un attimo. Occhio che ci sono già i cosi, stanno arrivando. Ma il lazzo è tipo bellissimo. Ma si consuma, ecco. È morto il cavallo. Hai ammazzato il cavallo. Non posso rianimarlo? Quando pare, no. Ehi. Però adesso siamo senza cavallo. Che palle, dai, ma non ti facevo così, perdi tempo. Ma no, allora, non volevo perdere tempo, è solo che mi stavo trascinando questo, ero tutto preso dalla... E mo dobbiamo recuperare la sella, quella fregna tesoro. No, vabbè, facciamo così, guarda. Giusto? Il ragdoll è bellissimo. Il ragdoll è fantastico. Però l'idea è buona, prendere qualcuno al lazzo, portarlo in campagna, sventrarlo e portarlo in ma città. Ma perché? Perché lo devi sventrare? Buttalo direttamente ai porci. Deve essere morto. E che ne sappiamo? Non abbiamo ancora provato. Ma se è vivo, piglia e se ne va, dall'allarme. Bisogna prendere il cadavere e buttarlo ai porci. Non credo che... Tutto ciò è il cavallo. Bello, bello. Il cavallo c'è, il cavallo c'è. Get down from there. No, prendi il lazzo, prendi il lazzo. Oh, l'ha cacciato il fucile a pompa. Ecco, no. I'm faster. Allora, ragazzi, la nostra missione a sto giro è... Sì, il cappello. Quanto odio sta cosa. Perché la gente non si suppone che devi caricarti i cadaveri dappertutto. Se entrassimo nell'ufficio dello sceriffo tenendo un cadavere in spalla, che non è un criminale. Ma perché tu sei un criminale, c'hai già una taglia su. Ma io sono anche un cacciatore di taglie, molto bravo. Sono molto tentato di cercare di passare. No, 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 aspetta, non ce la farai mai, ferma. Perché? Porca puttana, una cosa devi fare, una cosa. È stato fantastico. Stanno arrivando i porca di quella puttana. Dove stanno i maiali? Qua stanno i maiali. I got nothing to do with this. Non c'ho niente a che fare con questo. Eccoli a sinistra. Maiali? A destra, eccoli qua.
No, so pecore, so pecore, so pecore, so pecore. Sento il rumore del maiale. A sinistra, bro. Adesso tu sei ricercato. Ecco qua, destra, destra. So solo due però, vedi. Che bella luce dinamica. Vai, vediamo che succede. Niente. Ragazzi, che dovrebbe accadere adesso? Non lo so, forse hanno mangiato. Aspetta, ho trovato il cadavere. Come fa a non vederti? Yep. Must be the scene of a crime. Dai, io. Io lo sto accoltellando, ti giuro. Perché non te l'ha fatto ammazzare subito? Non lo so. Perché era impegnato a fare altre animazioni di diverso tipo. Ah, sì, ce n'hai 2000 dietro. Purtroppo non è il gioco più giocabile del mondo. No, soprattutto se c'hai una taglia a $300. No, vabbè, ma non quello, cioè, proprio i comandi alla fine sono un po' capricciosi. Porca puttana, questa cosa mi dà. Però non è accaduto nulla con i maiali, forse erano i maiali sbagliati. Non lo so, non ho idea. Ok, ci facciamo ammazzare adesso, facciamo una missione fatta bene. Perché abbiamo capito che i maiali non fanno forse nulla. Forse quei due maiali non facevano niente. Vabbè, ho capito, ma cioè perché quei maiali non fanno nulla, gli altri magari fanno qualcosa. Ah, bisogna guadagnare, scherzi, bisogna guadagnare due soldi, quindi ci sono diverse attività che possiamo fare. La rapina è una di queste, per dire. L'assalto al treno, vorrei. L'assalto al treno. Va bene. Look on my. Ah, guarda il mio lavoro. Cioè, fantastico. E qui ci sono pezzi d'uomo un po' dappertutto. Ah, se sai le tracce. Potremmo seguire le tracce per scoprire da. Dai, seguiamo le tracce. Mi sembra carina questa cosa. Allora, ricostruiamo la scena del crimine. Guarda, quello è un corpo. L'altra parte del corpo a sinistra. Wow! È la testa. È la testa. Ah, c'è un messaggio nella testa. Bella, ragazzi, la missione. Ci chiama. Qualunque cosa fosse, è partito da qui. Ok, dai, andiamo a vedere. Mi intriga il mistero, mi intriga. Guarda, sì. Quella lanterna per fare luce. Ragazzi, abbiamo trovato probabilmente una di quelle missioni che poi si propagano per tutta la mappa con diversi indizi sparsi qua e là. Senti la musica, yeah. Poi la musica dobbiamo toglierla. È vero, mi fa molto male, ma dobbiamo farlo. Ok, adesso il gioco sarà molto molto peggiore perché le musiche di questo gioco sono fantastiche. Vabbè, sono... però loro non lo sapranno. No, voi le sentirete perché saranno le musiche che rimonteremo noi, però. Quindi ritorniamo al piano principale. L'assalto al treno. Assalto al treno, esatto. Allora, per prima cosa, per preparare un buon assalto al treno, è necessario. La vittima sacrificale. Io direi di aspettare il treno e lasciarlo in mezzo ai binari, che dici? Sì, l'idea è quella. Allora, il treno potrebbe non arrivare. I nemici sono stati condotti all'accampamento. Ormai sei un criminale. Che è successo? Non è che ho preso un uomo di O'Driscoll e non lo sapevo. I nemici sono stati. Penso di aver trovato a caso uno sgherro di O'Driscoll. L'ho catturato e l'ho portato all'accampamento. Completamente a caso questa cosa, Tu sei davanti alla missione in questo momento specifico. Cazzo vuoi? What you want? Uncle told me something about a train. Perfetto, ma non sono capace. No, le missioni no. Yes. Non la vuoi fare. Sai cosa succederà? Che io sparerò a qualcuno per sbaglio. E dovremmo rifarla.
I carri che puoi rubare per John sono contrassegnati con... Ah, bisogna rubare dei carri, sono qui sulla mia. Se lo volessi non fare questa cosa? Faresti altro. No, lui ci ha detto soltanto adesso puoi rubare queste cose qua. Sì. Ho sbloccato un'altra parte. Sento un treno. Lo sento! L'assalto al treno sta per iniziare. Eccolo. L'assalto al treno di Redez, ragazzi. Ta-da. Buono, c'è anche la parte dove puoi salire facilmente. Ultime parole, come si fa? Quadrato, vai vicino e prendi quadrato. Madonna, ragazzi, ma che figo è! Bellissimo! Che bello salire sul treno, questa è la mia prima volta. Ciao ciao! Madonna, mi sono cagato sotto. Get yourself away from me! E basta. Non muore. Guida il treno. Oddio. Oddio, ma è bellissimo. Ah, oddio, stanno arrivando troppa gente. Oh, non avete cagato il... Porca puttana. Non sono capace. Però è stato emozionante. Sì, ma non devo capire ancora. Non ci ho giocato abbastanza. Non è come... Allora, questa pistola sembra non sparare, perché tu spari, poi devi riarmare il cane. Quindi sparando di nuovo li fa solo... Hai visto che sembra che si intoppolea, è per quello. Quindi boom, boom. Sei entrato nel territorio di un animale leggendario. Che animale sarà? Non lo so. Faccio vedere io se sei leggendario. Vediamo se sei leggendario. Non era leggendario. Noi da poco abbiamo scoperto cosa succede se in Kingdom Come si... No, vabbè, si è zoppato. Però senti, sei proprio un coglione, animale. Hey. Io farei solo questo su questo gioco. Cioè? Sarei in giro col cavallo. Ah, perché da guardare è tanta roba. E ci stanno gli orari qua dentro. Per me è che noi non sappiamo che ore sono. Ma noi siamo razzisti come persone. Cosa dici? No, mi chiedevo se fossimo razzisti. Vediamo se si arrabbia. Oh, no, quanto cazzo è grosso, è gigante. È bastato un colpo in faccia. Rincorrilo, prendilo al lato. Treno. Ta-ra! Ho già visto sto film. Ah, dai. Mamma mia, quanto è atletico. E via! Verso la guida del treno. È bello, posso guidare il treno. Accelera, via. Stiamo guidando noi il treno. Oh, che palle. Morto. Bravo. Solo due c'erano. Let's go. Chissà dove ci porterà il treno. Guarda, siamo in una nuova città. Ma è la città, guarda, industrializzato. Industrializzato. Guarda che bello che è sta zona. Wow. No, voglio vedere. Questa secondo me è infestata dai fantasmi. Poi lo riprendiamo il treno. Tanto dovrebbe stare fermo, no? Posso scontrare i treni? Lui è una merda. Coccodrillo! Ti va una lotta al Oh cazzo! Ma è bellissimo, scusami, ma è stupendo. C'è una tartaruga, questa... È la zannatrice! È la tartaruga questa zannatrice! Questa fa malissimo. Posso fare una lotta all'ultimo sangue con un coccodrillo? Che dici? Penso di sì. Porca di quella... Maria. Ah, no, madonna. Ma ci sono anche i coccodrilli. Ci vediamo al prossimo gameplay.